Sono Gianni Andreacchio, lavoro nella parte IT e in particolare sono una test engineering. Io ho avuto la fortuna di affrontare materie come l'informatica già all'asilo. Un'altra cosa che un po', mi incuriosiva quando vedevo film o cartoni che parlavano del teletrasporto. Teletrasporto voleva dire la possibilità di spostarsi in un altro posto e io continuavo a domandarmi: ma se mi sposto in un altro posto, avrò la stessa pelle, avrò gli stessi capelli, è probabile che qualcosa venga scambiato. Ecco, queste cuffiette per me oggi rappresentano la capacità di teletrasportarmi e raggiungere colleghi e persone un po' in tutto il mondo. Per me la parola ispirazione vuol dire avere un obiettivo chiaro, cioè qualcosa che mi ispira, sapere dove voglio arrivare. Ovviamente voglio arrivare a poter fare un determinato mestiere, voglio poter fare il mio mestiere nel modo in cui io voglio poterlo fare da casa o da qualunque altro punto. Quello per me è un'ispirazione. Vedere delle figure determinate è una fonte di ispirazione. Vedere responsabili o persone che hanno costruito gradino dopo gradino la propria carriera per me è una fonte di ispirazione. Quando la sensazione di perdere l'ispirazione vuol dire in realtà che forse ho ottenuto quello a cui stavo mirando e quindi mi metto lì a pensare qual è questa nuova meta che voglio, se non l'ho già pensata, ma in realtà solitamente quando sto per arrivare ad un obiettivo sto già pensando al successivo e quindi veramente con carta e penna io mi metto lì e dico ok, devo affrontare queste tappe.